Ja essere sondazzo, e sondazzo sia, e sondazzo sia, digli anche la tuzia, cosa devi dirgli, che ascolti qui proprio G, sì, perché c'è il sondazzo, che fa un bel programma del cazzo, appunto sì. Dunque, allora possiamo tranquillamente riprendere da dove abbiamo lasciato ieri, dove abbiamo lasciato ieri per la prima parte del sondazzo, perché voglio ricordarvi che il sondazzo è in due parti, la prima parte con un tema prefissato e la seconda a ruota libera. Entrambe ci danno molte soddisfazioni, vero? Sì. Il professor Cazzantico, la clinica di Geronto Pedofilostetricia, Suor Teresina e Bambin Gesù, Assuntina Patalluoco, Elvira Tirasassi, questo è il parterre che io posso così presentarvi, posso darvi in pasto, tutte voci fatte da me, ma naturalmente vogliamo cominciare oggi da Elvira Tirasassi. Sì, dai, comincia, dai, mi serve un nome di donna, normalmente, ecco, sì, normalmente uso nomi di donna per questa provocazione telefonica qui, ecco, ok. Dunque vediamo un po'. Bisogna aspettare che qualcuno risponda, ma forse non risponde, è per questo che io vado subito a farne un altro. Sì, ecco, facciamo questo qui. Facciamo, si va a caso, voglio ricordare a tutti quelli che vogliono darmi numeri che non ne prendo, via, vado a caso, li prendo dagli elenchi tutti i giorni, come fate una testa così. Dunque, pronto, sì, buongiorno, senta, sono il professor Cazzantico della clinica di Geronto Pedofilo Ostetricia, le rimandiamo a casa la vecchietta che avete smarrito nei giorni scorsi, finalmente abbiamo ricostruito tutto e possiamo oggi pomeriggio rimandarvela. Scusi un attimo, passa mia moglie che non ho capito bene. Sì, ecco, sarà meglio. Grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Io sono il professor Cazzantico, primario della clinica di Geronto Pedofilostetricia. Le do una buona notizia, abbiamo ritrovato la signora che si era persa, quella signora anziana, no? Che sarà la sua parente sicuramente, e oggi pomeriggio gliela possiamo riportare. È contenta? Ma senta, mi dispiace, ma chi cerca lei? Ma guardi, io non ho nessun nome, quindi non so chi sia lei. In realtà le spiego cosa è successo. Questa signora che vagava per le strade così, ed era senza documenti e senza... E dove? E senza memoria, per le strade qui della città. Allora il problema è questo, non si ricordava niente, era senza documenti, l'hanno ricoverata nella nostra clinica. Ma dove? Nella clinica di Geronto Pedofilostetricia. Ora, e dov'è questa clinica? Un momento, mi faccia spiegare, signora, non mi metta ansia, per favore, non mi metta ansia! Non mi faccia spiegare, io sono un primario, non sono mica un secondario o terziario, scusi, sia ben chiaro. Non sono mica nemmeno un quaternario. Allora, dunque, le volevo dire, questa signora improvvisamente è una signora molto anziana, avrà 90 anni quasi, più o meno, non sappiamo. Allora, ha ricordato improvvisamente un numero telefonico. Questo numero telefonico è quello che ho fatto adesso, cioè il suo. Io non so chi sia lei, perché nomi non ne sono venuti fuori, però mi ha detto questo, questa signora ha detto questo numero è il numero di casa mia. E io ho fatto questo numero pensando che fosse una cosa a lei gradita. Ecco, sì, le spiego la mia situazione. Sì, io signora. Non ho persone anziane in giro. Ah, ho capito. Ecco. Allora forse questo numero che si è ricordata questa signora è ricordato male. Ecco, mi scusi anche la mia insistenza. Mi scusi se ho alzato la voce, ma sa, in questi casi abbiamo molto lavoro, c'è un po' di nervosismo, non si preoccupi, mi scuso anch'io. Senta signora, si tratta di questo, allora, probabilmente la signora poverina ha ricordato un... Sì, tirato... in che città Senta, ascolti me, mi fa un favore. Ecco, se io le passo questa signora, lei con un certo tatto glielo dice, così si convince che questo numero non fa parte, sì, insomma, ma mi dice famiglia. Che città è? Mi scusi.
Beh, guardi, noi siamo, non siamo in città, siamo a 6 chilometri dalla città, dalla sua città, dalla nostra città, e in località Maggiolino, che è una località piccola dove c'è questa clinica privata dove è stata portata questa signora. Un attimo solo, gliela passo. Sì, sì, signora, venga, venga, parli con questa signora, è molto gentile, ecco, forse ha da dirle qualcosa. Ma speriamo che sia quella a casa mia. Buongiorno signora. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Oh! Mi dica tutto. Oriana! Oriana, sei te? Ma... Oh, Oriana! Oriana? Oriana! Oh, si è riconosciuta la voce, professore! L'ho riconosciuta, è casa mia, è casa mia! Sì. Oriana, Oriana, sei te finalmente, si è riconosciuta! Sì, senta signora, sì. Mi ascolti! Ma perché mi chiami signora, Oriana? Ma perché mi chiami signora? Ma col nome allora? Oriana, no, io non mi ricordo, mi ricordo solo il nome perché ho perso la memoria, ma sai? Ma il suo sono, nome? Io non mi ricordo nemmeno il mio, ma aspetta, ma non me lo ricordo, ma... Quando ho sentito la tua voce, Oriana, non potevo fare a meno di riconoscerti, ma ho trovato casa finalmente, perché io qui ci sto bene, tutti bravi e buoni e gentili, ma io preferisco tornare a casa. Professore, mi riporti a casa? Certamente, se è casa sua. E insomma, Oriana, come stai? Avevo paura di non rivederti più, Oriana. Pronto? Pronto, signora. Ma te sei Oriana, vero? No. Ma sei Oriana? No, non sono Oriana. Non sei Oriana, ma come non sei Oriana? Riconosco la voce, Oriana, sei te, Oriana, tesoro mio. Guarda, io sono tanto contenta di ritornare a casa. Sì, ma sì. Ha detto il professore che se tutto va bene mi portano oggi pomeriggio. Ma no, allora, signora, ma io non sono Oriana. Aspetta, ma sì che sei Oriana, via, non fare finta. Lo so che mi fai fare uno scherzo, ma io, tanto io, non mi importa, vengo a casa. Professore, ci parli lei, guardi, è Oriana, l'ho riconosciuta. Ma ci parlo io. Pronto? Pronto? Ma com'è questa faccenda? L'ha riconosciuta? Mi dispiace, ma io non sono Oriana. Lei non è Oriana? No, io sono Marta. Lei, ma c'è un'Oriana? Ma in casa sua c'è un'Oriana? C'è un'Oriana, è mia figlia, ma non è... Ecco, ma vede ma che c'è qualcosa. No, c'è qualcosa. Se questa signora ha detto Oriana, gli è venuto un ricordo, non evidentemente anche. Oriana, guardi. Se Oriana è sua figlia. Non abita qui. Sì, ma vede, è sua figlia, quindi questa ma signora è sua parente. Signora, guardi, bisogna che io oggi pomeriggio la devo portare, per signora, forza. Ma mi dispiace, ma io non ho figli. Io gliela porto, questa signora, se riconosce le pareti domestiche, io bisogna che gliela lasci. Ma signora, ma per piacere, mi abbiamo scusi. Bisogno di letti, ma non possiamo. Dispiace, ma siccome che io no, io sono Benedetti. Sì, ma lo capisco, lo so, ma lei è la signora Marta, ma questa ma ha detto Oriana, se e se un'Oriana che... esiste, evidentemente è un ricordo che ha affiorato alla memoria, dopo il numero ma anche un nome a questo punto. Mi passi suo marito, per favore, signora, quel signore di prima, voglio parlare un attimo con lui. Ma mio marito è come me, me lo passi, signora, per favore. Passo, molto gentilmente, signora, me lo passi, via, vediamo di capirci qualcosa, via. Ma io su. Mi dispiace sì. Per la signora, molto, sì. Molto, ne sono dispiaciuta. Sì, capisco, ma io... Ma però non è ma una mi pa... conoscente. Ma mi passi suo marito un attimo, ma se è gentile. Ma mio marito è uguale a me, senta. Ma uguale a lei, sarà un po' diverso, immagino. Lui è un maschio, lei è una femmina, mi passi suo marito. Ma è una femmina, senta, io ma come uguale, signora, uguale. Suo marito uguale. Lui c'ha il pipi, cuore. Lei c'ha la pin... la pipi, pipa. Per la c'ha signora io le butto giù, perché... No, non butti, io sono un primario, non faccia così, perché senti, no, io voglio prima, andare, io voglio chiarire. Io ho capito, lei è una casalingua, ma io voglio chiarire la questione. Ma voglio chiarire la questione, pure. Signora. Voglio chiarire la questione. Mi passi un attimo suo marito, sia gentile, via, su. Vediamo di chiarire la cosa. Io voglio solo chiarire, su. Ma signora, perché non mi passa suo marito? Ha paura di qualcosa? Ma per l'amor di Dio. Me lo passi, per favore, signora. Insomma, non c'è niente di male. Ecco, ora arriva lui. Ma mi dispiace, ma senta. Ma si mette in disunione per delle cose che noi non sappiamo niente. Ma come in disunione? Più che la mia parola non ci crede, allora mi dispiace, butto giù. Ma cosa vuol dire disunione? Ma lei non mi vuol passare il marito, non mi vuol passare. È buttato giù e io la richiamo. Ma che sistema gli è codesto? La metto in disunione. Io? Cosa vuol dire disunione? Ma...
se si può separare dal marito non c'entro nulla io, sono per altri motivi, eh? O vediamo. No, io voglio suo marito, ha capito? Il mio marito glielo passo. Oh, insomma, ma quanto la fa lunga. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ecco, all'inizio ho parlato con lei, poi ho parlato con sua moglie, che devo dire all'inizio è stata carina, poi si è un po' alterata. Ora, la signora qui di 87-90 anni, quante ne avrà, gliela riporto a casa oggi pomeriggio e se questa signora riconosce anche le pareti domestiche, io sono costretto a lasciargliela, perché il numero l'ha detto, ha detto anche un nome, ha detto Oriana, vuol dire che qualcosa a che fare con voi ce l'ha. Non vorrei che l'avesse abbandonata per le strade, vecchia com'è, vecchia com'è, vecchia. Ma scusi un momentino, noi persone anziane in casa non ne abbiamo. L'avete fuori, perché in questo momento è qui da me, nella clinica di gerontopedofilostetricia, ha capito? Gerontopedofilostetricia. E io non posso mica, io sono il primario. Professor Cazzantico, a 6 chilometri, a 6 chilometri, località Maggiolino. Ora, voglio dire, conosce la località Maggiolino? È un piccolo paese dove c'è questa clinica privata, a 6 chilometri dalla città. Ora, allora, come si fa? Ma scusi un momentino, noi... lei conosce la località Maggiolino, le chiedo. No, ma allora vede, non sa nulla. Beh, allora senta, il fatto è questo: io molto gentilmente oggi farò portare questa signora anziana a casa senza dire niente. Se questa persona riconosce le pareti e va direttamente, per esempio, sa dov'è la cucina, sa dov'è il bagno, per dire, dà segno di riconoscere, io devo lasciargliela, perché evidentemente è una vostra parente. No. Vi la ciucciate voi, perché questa signora è così carina, però insomma noi abbiamo capito, bisogno di spazio, se... qua abbiamo sempre molti pazienti, geronto, pedofilo, ostetricia, capisce? Sono molte cose. Ho capito, ma porta a casa nostra. Sì, ma lo so benissimo, qui a questo punto attraverso il numero siamo riusciti anche a rintracciare il nome e tutto quanto. Ora, il problema è Oriana esiste. Se avessi detto questa signora un nome qualsiasi, allora non esiste, vabbè, ma esiste. È la figlia, è sua figlia, giusto? È giusto? È mia figlia. È sua figlia. E allora vede che ha riconosciuto qualcosa questa donna, non ha detto un numero a caso. Quindi bisogna andare in fondo alla questione. Se voi avete abbandonato una signora anziana perché era troppo anziana, perché non me la potete mai più tenere fra le palle, allora questo non è colpa mia. E io devo fare il mio lavoro, devo riportare a casa. La signora è essenzialmente in buona salute, per cui io non posso più trattenerla qui. Cosa faccio? La rimetto sulla strada? La rimetto sulla strada, magari passa uno e la scambia per una puttana. La vuole affidare a noi, che non la conosciamo neanche, perché questo è tutto da provare, la sua parola contro quella di questa signora, la sua parola contro quella di questa signora. Questa signora ha riconosciuto, cioè, beh, scusi, abbia pazienza, ma come si fa qui? Bisogna anche a un certo punto capire e sottolineare, oltre che professore, sono un professore, sì, mi dica, certo, professore primario civile. L'agente civile sono io. L'agente civile è quella che non abbandona i vecchietti per la strada. L'agente civile è quella che fa il suo dovere civile, morale, politico e istituzionale. Ma senta, mi vuole ascoltare? Parliamoci chiaro. Mi vuole ascoltare? Io ho studiato, sa. Lei avrà fatto la quinta elementare, ma io ho studiato, sa. Senta, a me non ne frega se lei ha studiato. Ah, ma io lei avrà fatto. Cosa ne sa lei? Ho fatto la quinta elementare su sonna dottore. Ma lei al massimo avrà fatto la quinta elementare. Ma io me ne frego, ho più educazione che lei. Io ho 5, 6, 7 lauree, non mi ricordo nemmeno più. Lo dimostra male, professore. Come sarebbe a dire? Sentami una cosa a me. Io di persone anziane non ne ho, mi ne è morta una l'anno scorso, aveva 90 anni. Questa più o meno. Delle persone anziane. Ma guardi, questa è un'altra, è viva. La sera canta sempre qua in corsia, canta sempre I'm singing in the peach, just singing in the peach, I'm singing in the peach, a volte anche in the merda. Insomma, è simpaticissima, però io bisogna che la riporti in casa. Altra gente la starà cercando. Che poi questa signora che dice di chiamarsi Elvira, ecco, è venuto fuori il nome. Elvira, si chiama Elvira. Ma io le giuro, professore, non è mia parente. Su che cosa? Di quelle signore in giro. Su che cosa me lo giura? E su tutto quello che vuole. Tutto... La mia parola vale quanto la sua, professore. Esatto, è quello che dicevo prima io, per cui siamo pari, 0-0. Palla al centro.
Ecco, ragazzi. Professore, o professore, hai visto, ho nominato, quella forse non è mai fatta la quinta, ma insomma, io invece quante 7 lauree, madonna ragazzi, ma veramente non ho trombato nemmeno 7 donne di nome Laura, per cui nella mia vita, per cui 6, solo 6, dunque andiamo avanti. Andiamo avanti, via, lasciamo stare questa famiglina e andiamo a cercare un'altra situazione, sempre che parta dal insomma, la signora era molto più arrabbievole del marito, vero? Il marito è più calmo, più tranquillo, poverino, vittima di una donna molto. Pronto, signora? Buongiorno, c'è il signor Giancarlo in casa? Chi lo vuole? Mi sono Sor Teresina dei Bambini Gesù e che telefono qua da maternità, che no, se... No, guardi, no. Mi dispiace. Perché? Arrivederci. Ma come mi dispiace arrivederci? Che cosa mi dispiace? Che cosa arrivederci? Perché mi dispiace? Perché arrivederci? Beh, lasciamo stare, forse la signora aveva, forse, non so che cosa avesse. Andiamo da là, andiamo da altro, via. Queste, con queste voci a vedove, anche se non sono vedove, sono peggio di tutte. Dunque andiamo avanti, andiamo, facciamo un altro. No, perché ci sono quelle che hanno, come dire, magari il marito vivo, ma la vocazione alla vedovanza. E quindi praticamente hanno già la voce a vedova prima ancora che lui muoia. Ma vi rendete conto in che? Pronto? Pronto, signora? Sì? Sì, buongiorno, mi sono Sor Teresina del Bambino Gesù, telefono dalla maternità, e il signor Luciano è in casa? No, non c'è il signor Luciano. Ah, ho capito, le posso lasciar detto una cosa molto importante? Sì. Che è nato il suo bambino stamattina qui alla clinica, e che lui venga pure quando vuole, perché lo aspettano tutti per vedere il suo bambino. Benissimo. Che, se il suo bambino che è nato stamattina. Va bene. E lei cos'è, una parente? No, sono la domestica. Ah, domestica? Sì. Ah, domestica, ho capito, può lasciar detto questa cosa? Sì. Se ricorda, me lo può ripetere, per favore? Sì, sì, stia pur tranquilla. No, me lo può ripetere almeno, no, un attimo? Guardi, vadi a quel paese. Ma come si può permettere la donna di servizio? Questa non è la donna di servizio. Era la moglie. Era la moglie, la domestica, sì, addomesticata. Ma andiamo. Risponde la segreteria telefonica. Ah, l'ha messo, io siccome l'ho richiamata, ha messo la segreteria telefonica, capito? Hai capito? Beh, andiamo da qualcun altro, perché questo non è stato un granché. Però si è capito quanto la signora falsamente si sia presentata come la domestica. vabbè. Ho trovato un altro. Perché scusa, la domestica non dice vadi a fanculo, no? E non lo dice, no? No, la domestica non può permettersi questo. No, no, ho fatto quest'altro numero, però sembra che. E noi andiamo avanti, eh? Sì. È vero. Via, facciamo un altro numero. Sì, tanto ce n'è così tanti, mamma mia. Ce n'è. E questo non è raggiungibile, perché sta lì chiacchierando evidentemente. Insomma, quindi andiamo da qualcun altro. Sì. Perché facciamo una bella coppia di gemelli, facciamo 3 gemelli, 3, non badiamo a spese. Ci importa una fialla a noi, la fialla, beh, guardo un po' come dire, vero, sì, no, perché no, parolacce non si possono dire, porto una sega. Pronto? Pronto, signor Enrico? Sì. Ah, buongiorno, proprio lei, volevo telefonare, che io telefono da maternità, mi sono Suor Teresina dei Bambini Gesù, non ci porto più. Complimenti, sei nata una bella triade dei gemelli, e stamattina lei può venire a vederli, sono i suoi figli. Ma guardi che ho sbagliato. Due maschi e una femmina. Ho sbagliato numero. Come se permette di dire questo, il megadato, sto numero, pronto? Sei Enrico? Si richiama? 3 gemelli, ragazzi, un bel colpo. Si richiama, eh? No, si richiama. No.
deve richiamare, si richiama. Per richiamare, si richiama. Pronto? Pronto, signor Enrico? Sì. Buongiorno, sono il professor Cazzantico, primario della clinica di Geronto pedofilostetricia. Guardi che poco fa la sua Teresina l'ha chiamata, ed è vero, sono nati 3 gemelli. Sono... Guardi, non ho voglia io. Non faccio tanto il furbo, sa? Non ha voglia, non ha voglia. Se non ha voglia lui, devo averne forse io di parlare con lui, e allora andiamo oltre. Ci avrà i cazzi suoi e sicuramente, insomma, saranno piccoli. A volte però sono grossi, anche se appunto più di uno non è concesso averne nella vita. È vero più di uno, cioè i cazzi miei. Per dire, no, uno dice i cazzi, poi ce n'ha uno solo. Sì. Pronto? Pronto? Pronto. Signor Gino? Sì. Ah, buongiorno. Mi sono Suor Teresina del Bambin Gesù. Sì. E mi telefono da maternità. Appunto, dice niente questo, io praticamente devo dire che sei nato il suo figlio stamattina. Un bel bambino. Da dove? Da dove? È nato da una mona di una ragazza che ha galargale cose, e è venuto fuori da con la testa e poi si è tirato fuori tutto. Lo capì. Da dove vuoi che nasca il bambino, no? Nasce mica dal culo, no. Come dire, no? Nasce da fica, come dite voi, a mona, come sì, dicemmo noi. No, sotto al cavolo. No, sotto al cavolo, porta l'elicottero. No, nasce da Passera, sì, perché lei a Passera prima a Gocapì, cioè, in che ospedale sei nato? Che infila il biscottin, poi sa, qui nella clinica di Geronto pedofilostetricia, ho capito, località Maggiolino. Maggiolino? Sì, l'aspettano tutti per vedere il suo bambino, che è veramente un bel bambino, Sei molto gentile, Suor Teresina. Sì, mi sono gentile perché mi ha detto, io mi sono sempre gentile, mi sono una suora, ci mancherebbe altro che io, vero? C'è questa signora qui che è un po' arrabbiata, la signora che è la mamma della ragazza che ha partorito, perché dice che lei non è ancora venuta a vedere il suo bambino. Ma e quanti giorni fa che è nato? Come? Quanti giorni fa che è nato? Stamattina. Però avevo un po' di pazienza. Sì, ma il megadito, questa signora che sei del sud, sa che è un po' caliente, ma dito, dice, ma guarda che questo doveva già essere qua. Anzi, se vuole la passo un attimo. No, sorpresa, che mi faccia un favore, guarda. Me dica, sei di Venezia pure lui? No, mi sono di Marostica. De Marostica? Ah, sì. Che bello che facciamo una bella partita a scacchi in piazza. A scacchi a dama. A scacchi a dama. E a dama e a cavaliere. A cavaliere? A proposito di cavallino. A proposito di cavalluccio. A cavallino. Appunto, se io mi metto a pecorino, lei mi cavalca? Volentiera? Allora se fa così, io vengo a casa sua, lei mi cavalca, o se mette il preservativo, Va bene. D'accordo? Ma non lo mai usare, infatti vede, faccio danni a destra e a sinistra. Lei tromba troppo, sa? Lei no, tromba troppo. Più che altro sono ecologico, non mi che se piace la plastica. Non che piace la plastica? No. Che piace la mona? La mona di carne. Ah, mi fa molto piacere. Io, pur essendo una suora, modestamente mi go a mona, vengo a trovarla, va bene? Anche non dubbio che gabbia la mona, Suor Teresa. Che l'ho, ce l'ho qua in mezzo alle cosette. Allora, ci vediamo presto. Sì, mi raccomando, Va bene. Sì. Ma se lo sciacqui un po' nella laguna, Poco, ma sicuro, no, nella laguna, qui in un fiume bello dall'acqua pulita. D'accordo, bravo. La laguna è sporca, è arrivederci, a presto, mi si è finito il tempo, Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con... Di che? Appunto, è la seconda parte del sondazzo, naturalmente, e questa seconda parte è caratterizzata, come sapete, dalla più ampia libertà che io mi prendo di inventare tutto ciò che mi viene per la mente. Ieri ero un lupo mannaro.
Vediamo che cosa succederà oggi, cosa mi viene in mente, eh? Non lo so, non ho idea, ma adesso vediamo. Ho fatto un numero e sto cercando. Sto aspettando, più che altro, cercando di riempire il vuoto dell'attesa. L'attesa disattesa. Non c'era nessuno. Allora facciamo un altro numerino, sperando che da qui venga l'ispirazione, no? L'ispirazione. Oh, che nome bellino questo nome. Già un nome così mi fa parlare da gay, non so perché. Sempre che ci sia, ma se non c'è, cambio, no, per carità di Dio. Peccato, è un nome proprio da poterlo dire in modo molto, ecco, niente da fare. Ho trovato un nome invece che è anche il nome di un mio personaggio. Oh mio Dio, mon Dieu, vediamo se qui c'è qualcuno, perché qui se non si trova nessuno, come si fa. Ecco, sì, questo è proprio il nome, lo stesso. E manco questo. Allora ditelo. Se me lo dite, allora io lo so già. Anche qui non c'è nessuno. Oh, un bel inizio questa seconda parte. Non c'è che dire. Ma che ti devo dire? Vediamo qui. Questo fa una certa cosa, Che? Cos'è? Tururu. Che? Pirvirvi. Cosa vogliono da me? Ditemelo però, Pirvirvi. Pronto? Sì. Buongiorno. Senta, lei fa scultore di marmi? Sì. Io vorrei ordinarle una scultura. Come si deve fare? Venire lì per parlare? No. Da dove telefona lei? Io sono di Firenze. Però siccome so che dalle vostre parti ci sono i migliori, nel settore, evidentemente, quindi io telefono da Firenze per una scultura. La ringrazio per i migliori. Se mi faccia un fax. Spiegandomi cosa vuole, io le rispondo immediatamente. Io preferirei parlare a voce, se possibile. Però io devo vedere qualcosa. Sì, appunto, ma io volevo sapere un po', intanto, siccome io, guardi, sto costruendo in un cimitero di Firenze, la mia tomba, è una cosa che io faccio in anticipo, no? Sì, un cimitero, quello delle Porte Sante, non so se lei lo conosce, un cimitero monumentale. Io ho lì uno spazio e praticamente mi sto facendo. Vorrei farmi, come dire, un monumento, ma non a me come persona, no? Vorrei fare una statua, ecco. Io ho già idea, ecco, di cosa fare. Perché siccome sono stato a Parigi nel cimitero di Père Lachaise, non so se lei lo conosce. Lo so, ma non l'ho sentito nominare, ecco. E ho visto una cosa che mi è piaciuta molto e volevo in qualche modo, ecco, rifarla. Sì. Ecco, immagino che non ci saranno problemi per lei. Assolutamente sì. Non è una figura umana, no? Ma è una cosa molto alta, che svetta, insomma, una specie di obelisco, però fatto, ecco, diciamo così, come un grosso pene. Siccome io nella vita sono prima. Uno che tromba molto, no? Ancora trombo, io la morte spero sia ancora lontana. Ecco, allora io voglio fare due grosse palle alla base e un grosso enorme pene che con tanto di bella cappella, cioè lei, io non so se lo vuol vedere di persona oppure il mio può essere, siccome ce l'ho piuttosto bello, deve essere preso a modello.
o le faccio una fotografia oppure glielo faccio vedere di persona, o non guardi, non fraintenda, non sono un gay. Sì, a sì, me sì. piacciono molto le donne, ecco, questo enorme pene e con queste due palle sotto, non importa la spesa quanto è, e siccome qua non esiste da noi una tomba così, la voglio fare io. Ho capito. In Francia invece esiste, e mi ha molto colpito questo signore che ha preferito fare cioè questa cosa. Mi rifaccio al discorso di prima, lei dovrebbe farmi uno schizzetto o da lei. Ora proprio uno schizzetto, signore, voglio dire, lei mi fa pensare, cioè, cosa devo fare? Con la mano? Con la mano, con la penna, uno schizzetto con me lo manda per fax. Ah, guarda, questa è nuova. Io come devo avere una in mano qualcosa da poter dire. Ah, come? No. Se lo vuole in mano lei, io non sono d'accordo, ecco. Cioè, ma di che schizzetto sta parlando, scusi? Ah no, scusi, guardi, si figuri, io sono sempre immerso nel sesso, ho pensato, guardi, a un'eiaculazione, uno schizzetto, no, ma un disegno intende? Sì. Ah, mi scusi, avevo frainteso, forse pensavo lei volesse fare una battuta. No, sa, uno schizzetto, ha detto. Un disegno. Un disegno. Per rendermi conto di cos'è, certo, delle misure. Io lo vorrei molto. Che mi ecco, ci vuole. Si può lei fare. Lei mi dovrebbe dire marmo. Che sì, tipo sì, di marmo, sì. Se è Carrara, sì, naturalmente. Se lo vuol lucido, se lo vuol non lucido. Lo vorrei lucido con delle venature tipo vene, si può fare ecco, in modo che. Vede che ci sono tante cose. Lei sì. me lo illustri in un foglio, per favore. Sì, ecco. Me lo mandi al stesso numero, sì. Io lo metto un in fax. Automatico. Ah, questo numero qui va anche come sì, fax. Sì, eh. Sì. Senta, allora devo dire. E anche io le rispondo immediatamente. Come altezza, io ho pensato molto alto, proprio una cosa che svettasse. Non c'è problemi. Ma non anche, c'è problemi. Anche 15 metri va bene? Sì, guardi, 15 metri non è poco. 15 metri viene fatto. È come un palazzo di 4 pezzi, piani. Perché tutto un pezzo non è possibile. Vabbè, questo lo sa lei, lo sa lei. Dico quanti pezzi è. Se lei mi illustra cosa vuole, io le so dire in che modo viene fatto e cosa le costa. Ecco, benissimo, guardi, lei è stato chiaro, mi è piaciuto molto questo primo contatto che abbiamo avuto, e poi ci vedremo anche di persona, naturalmente. D'accordo, perché, d'accordo. Allora d'accordo. La ringrazio molto, signor scultore, noi ci le mando subito, prima mi faccia fare lo schizzetto, va no? Bene, e poi glielo mando d'accordo, via fax. Ecco, d'accordo. La saluto e arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, a presto. Ecco, ho fatto lo schizzetto. Ora glielo mando via fax. Come in quella pubblicità, l'avete vista quella pubblicità in cui casca una goccia e quella le manda un fax e la goccia arriva proprio in forma di goccia e non in forma di macchia, come potrebbe essere intesa in un fax. Ma te dimmi, gli ho fatto lo schizzetto. Ma cosa vuoi fare? Non ti faccio fare un cazzo. Ecco, proprio non te lo faccio fare. Me lo voleva prendere in mano. Ma che scherziamo davvero? Ma che scultori c'è in mondo? Ma via. Andiamo da qualcun altro. Via. Oh, ma te dimmi un po', a volte la gente. Non c'è problemi. Ragazzi, qui basta proporre, basta pagare, ti fanno le tombe a cazzo, ti fanno i servizi fotografici per guardoni, ogni cosa, per carità di Dio. Non so se questo risponderà, vediamo se risponde, risponde. Questa è la segreteria. Veterina telefonica, andiamo oltre, via, su. Sì, la segreteria telefonica. Siamo momentaneamente assenti, se lei, eccetera. Andiamo da qualcun altro, non sottoponiamoci a questa tortura di banalità. Via, forza. Ecco. Oh, ho fatto un numero. Vorrei fare lo schizzetto, da retta, i miei schizzetti me li amministro diversamente, ma che lo so io, qui non c'è, no, ecco, faccio un altro numero, c'è un sacco di gente che non c'è, visto, mi sembra che sia l'unico che abbiamo trovato questo qua, davvero, o sbaglio, ma accidenti però, questa seconda parte è piena di assenti, è vuota, sì però...
il ripieno che ci mettiamo dentro a questo vuoto indubbiamente è gustoso, no? Sì, certo, ma guardate che è vero quella cosa del cimitero Père Lachaise a Parigi, c'è un bellissimo monumento funebre, bellissimo, insomma, per chi apprezza l'originalità di queste cose, insomma, effettivamente quest'uomo ha fatto un uccello enorme, ma alto. Lui, in Italia, informazione 15 gratuita. Metri almeno. L'utente non è abilitato al... Ma che utente? Ma io non lo uso, non lo voglio utere. Ma sì, uso l'utente. Ma sì, ma voglio dire, utente dell'utero. ma dite voi come mai le persone non sono abilitate, eppure c'hanno, vabbè, non so, d'accordo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono il signor Utero. Mi passa il signor Fabio, per favore? Non c'è Fabio, è al lavoro. Ah, è al lavoro. Lei chi è? La moglie? La moglie. Ah, ho capito. Non so se posso parlare con lei, ma sa. Non lo so. Io avevo un appuntamento con lui. Sì. E lo volevo confermare, ecco, tutto qui. Non so niente, un appuntamento. Vabbè, per cosa? Le lascio detto a lei, quando viene glielo dice. Sì, sì, se sì. No, se vuole il suo numero del lavoro. No, non importa. Scusi, però mi dovrebbe ripetere chi è. Dunque, sono il signor Utero. Sì. Sì, ecco, un amico di Fabio, insomma, in effetti siamo amici. L'appuntamento è questo, cioè l'ambasciata è questa. Stasera, stesso posto, stessa ora, quelle due ci sono. Va bene, perfetto. Arrivederci, signora. è andata a ammazzarsi, sì, sicuramente. Poche parole, va bene. come ha tagliato corto e glielo taglia corto appena torna lui e gliene taglia proprio. Dunque, via, ecco, sì. Ma allora qui mi stanno prendendo per il culo, sbaglio, secondo voi, tutte questi interventi così estranei, che gente c'è nel mondo, anche quella che non c'è, sì, anche quella che non c'è, che gente non c'è nel mondo, il signor Utero, beh, non lo so, ma qui ho fatto un altro numero, Ma che l'è oggi? Questa seconda parte è veramente punteggiata da assenze, da fischi, da... non lo so, guarda, non te lo so dire, da qualcosa che non quadra e non può quadrare. Però ogni tanto qualcuno troviamo, ho fatto anche questo. Sì, non c'è. Sì, pronto? Pronto, Casablanca? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io dovrei venire per fare quel piccolo interventino. Quando posso venire? Oggi io sarei pronto, sarei libero. Ma chi è lei, scusi? Guardi, devo ma fare... non c'è Giampaolo in questo momento. Non c'è Giampaolo? No. Perché è con lui appunto che avevo fissato. Io volevo appunto confermare per quell'interventino, cioè praticamente di asportazione e ricostruzione appunto dell'utero. Quando posso venire lì a Casablanca? Non lo so, più tardi, cioè, verso sera. Lui, Giampaolo è bravissimo in questo, devo dire, sì. Lui ha tagliato già l'uccello a molti miei colleghi. È vero. Mi ha ricostruito delle belle passerine, la voglio anch'io. Va bene. A Casablanca ci vengo anch'io. Va bene. Arrivederci. Arriva ci presto. Vediamo stasera. Sì, stia tranquilla, vengo. Sì, insomma, sì, si spera. Va bene, arrivederci. Sì, arrivederci. Prepari le forbici, Sì, senz'altro, è tutto pronto. Ma lei cosa fa da assistente? Io sono l'assistente di Giampaolo. Ah, sì. Quindi, poi, ecco, una domanda che mi è sempre venuta, sì, così alla mente. Ma poi, degli uccelli che voi tagliate, cosa ne fate? Ah, questo non lo so, perché... Ne fate dei pasticcini? Può darsi, non so. Sì. Quello, sì, fa tutto Giampaolo. Fa tutto Giampaolo? Sì, ma mi sembra eccezionale. Guarda, lo dono all'umanità. Va tanto bene.
Io non so che farmene, per pisciare piscio anche con la passera, capito? Sì, torna meglio forse. E poi un'altra cosa, sì. Io senta, i miei amici sono soddisfattissimi, no? Sì. Solamente a uno di loro gli è stata fatta la passera a angolo retto. Davvero? Sì, può trombare solamente con quelli che hanno l'uccello ad angolo retto. E insomma, una cosa io vorrei evitare, no? Perché il mio ragazzo ce l'ha diritto, vuole evitare. Va bene? Lo dica Giampaolo, oggi vengo, va bene? Si fa una cosina. Arrivederci, arrivedercelo. Ah, che bello, che bello, che bello. Vado a Casa Blanca, vado a Casa Blanca a farmelo tagliare. Oh, che bello. Sì, una volta andavano a Casa Blanca, no? Ora credo che da un sacco di altre parti, no? Sì, si possa fare. Certo. La ragazza ci stava. Pronto? Sì. Senta, io sono stato menomato nel più intimo dei miei poteri e potenze. Pronto, però qui qualcuno la deve pagare, va bene? Perché a me è stato tagliato l'uccello. Chiaro? E lei, caro signor Marco, sì. Lo deve sapere e deve sapere che pagherà chi deve pagare. Sì. Chiaro? Perché io ormai sono senza uccello, senza fava. Sì. Piscio da un buco, attaccato al pube. E quelle palle inutili che ci stanno a fare? Potevate levarmi anche quelle? Ma che fa ride? Che... sulle disgrazie altrui? Chi è l'autore? L'autore? Sì. Mogol Battisti. Quale autore, scusi, Ma io non lo so. L'autore del taglio. Lei lo sa e deve dirmelo. Ma... perché quando una donna te lo prende in bocca e poi stringe i denti e te lo toglie con i denti, il marito di questa donna deve sapere che cosa ha fatto ella. Chiaro? Il marito di questa donna deve saperlo. Com'è? A qualche clinica per malati di mente. Malati di mente? No, io sono malato di uccello. Sì. L'uccello. Pronto? Malati di mente. Ma scusate, secondo voi sembravo pazzo? No, mi sembrava di aver fatto un discorso molto normale, di quelli che si fanno tutti i giorni, per carità di Dio, quando si parla con le persone. No, sì. E quindi andiamo subito da qualcun altro, perché questo signore mi ha detto chiaramente quello che pensava di me. Effettivamente non si poteva pensare qualcosa di diverso, no? Effettivamente qui non c'è. Pronto? Sì, c'è. Pronto? 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 Si vede chi lo dice meglio. Pronto? Provi lei? Provi lei? Pronto? No, non provo più. Non prova più? Vabbè, no. Come stai? Tutto bene? Chi è? Pronto? Chi è? Dai, io cerco di scherzare, sorridi almeno un no, po'. No, voglio sapere chi è. Che quando sorrisi sei così bella quando no, sorridi. Voglio sapere chi è. Io sono un amico di Umberto. Non c'è Umberto in questo momento. Appunto, quando non c'è, posso venirti a trovare? No. Dai. No, no. Sei così bella quando sorridi. Va bene, arrivederci, Con le grandi labbra. ma io mi domando e dico, ma questa gente, ma perché non si fa una risata sta gente qua, non prende le cose come devono essere prese, cioè insomma là dove si prendono, ecco. Facciamo quest'altro numero, via. Sono proprio a ruota libera, cioè sono proprio scatenato, senza catene. Basta. Che c'è? Pronto? Pronto? Pronto, c'è il primo? Chi è che lo vuole? Io sono la frutta. Sono il signor la frutta, devo parlare un attimo con primo. Mi attenda un attimo. Grazie. La frutta, il primo. Come signor la frutta? Che buona buona. Pronto? 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 Chi è? Devo parlare con primo. Primo. Ma primo vecchio o giovane? Come primo giovane?
Primo giovane, facciamo giovane. Sono il signor La Frutta, mi passa il primo per favore. Sì, chi è? Mi dica. Sono, mi chiamo La Frutta di cognome. La Frutta, mi chiamo così, che ci posso fare? No. Mi passa, signor primo. Primo, cerca in te, ti là l'apparecchio. È perché sente poco lui. Ah, è quello vecchio? Sì. Ah, è quello giovane? È a lavorare. Ah, mi passi quello vecchio? Tutti i primi sono famiglia. La famiglia di primi. Pronto? Pronto, primo? Primo! Oh! Sono La Frutta! Come stai? L'ho ripata il nome, non ho capito. Sono La Frutta, ti volevo dire. Ascolta, ho parlato. Aspetta un minuto. Gli parlo, senti un po' te chiedo. Allora parlo con lei. Pronto? Pronto? Allora parlo con lei. Senta, io sono La Frutta, volevo parlare con primo. Perché? Perché io avevo parlato con il signor Dolce, no? E Gabbana. E poi praticamente dice: ma invece sa tutto contorno. Contorno, Dio, ma come contorno sa queste cose? Ma prova con secondo. Ma secondo non ne può sapere, ben via, dai. Allora sicuramente lo sa primo. Allora io devo risalire, capito? A tutto il menù e bisogna che sappia, ma primo lo sa o non lo sa? Ma quale menù? Quando? Io sono La Frutta, lui è primo. Io ho chiesto al Dolce che mi ha detto vai da contorno. Contorno dice io, vai da secondo. Io sono andato da secondo che non sapeva nulla, cioè lo saprà il primo, evidentemente. Cosa vuol dire? Vuoi sapere cosa c'è da mangiare, insomma? Cosa c'è da mangiare di primo? Cosa c'è da mangiare oggi? Sì. E c'è il minestrone, quella roba lì, ma... E di secondo? Di secondo il pesce marinato. Oh, e poi contorno? Per contorno non ho fatto niente. E il dolce, ce l'ha il dolce? Il dolce ce l'ha? No, oggi non c'ho niente, mi scusi, La frutta sono io, vengo io. Poi un amarino e se ne parla più, va bene? Arrivederci, buon appetito, povera donna. Un pensa un altro e a mangiare. Minestrine! Allora, questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...